Sì, se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i miei pari. I bravi dell'uno e dell'altro erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là si teneva a distanza a osservare il fatto, e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti. Nel mezzo vile meccanico, occhio, ti insegno una volta come si tratta con gentiluomini. Voi mentite che io sia vile, tu menti che io abbia mentito. Questa risposta era di prammatica. E se tu fossi cavaliere come sono io, aggiunse quel signore, ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere con fatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo, disse il gentiluomo, voltandosi ai suoi. Vediamo, disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro e mettendo mano alla spada. Temerario, gridò l'altro, sfoderando la sua, io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vil sangue. Così s'avventarono l'uno all'altro, i servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era diseguale, e per il numero e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo. Ma questo voleva la morte di lui, a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata ad un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia. E il nemico principale gli piombava addosso per finirlo quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga, malconci. Quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già correva, scantonarono dall'altra parte e Lodovico si trovò solo con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla. Capitò che il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita d'espiazione e di servizio, che potesse, se non riparare, pagare almeno il malfatto e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura l'afflisse un momento, ma si consolò subito col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un castigo per lui e un mezzo d'espiazione. Così a 30 anni si ravvolse nel sacco e, dovendo, secondo l'uso, lasciare il suo nome e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento che aveva da espiare e si chiamò Fra Cristoforo.